Eccomi qua, c'è una persona che mi ha chiesto come fare a creare una pagina e comunque a svilupparla in un determinato modo. Ovviamente si va in una qualsiasi pagina creata su Facebook, ovviamente le pagine sono quelle contrassegnate dal mi piace, non dal chiedi amicizia, e si fa, aggiungi, crea pagina di solito in italiano e niente, praticamente quando hai creato la pagina, ovviamente devi specificare il nome, specificare l'estensione che dopo vi spiego perché comunque questo video lo faccio per una persona in particolare, però comunque lo pubblico su YouTube e di conseguenza vi spiego. E si va nelle impostazioni per cambiare quello che è il modello che questa persona mi chiedeva. Quando si va su impostazioni, modelli e tab, io il modello l'ho selezionato come azienda, però si può modificare, cioè nel senso, uno può ce ne sono alcuni, dunque aspetta, c'è shopping, locali, cioè come un negozio, comunque così, organizzazione no profit, e le pagine dei politici, i servizi, ristoranti e bar, pagina di video, e perciò più che altro chi crea video, comunque così, e quella standard che fino a qualche tempo fa l'avevo io, ma effettivamente è più simpatica e più carina. Io ho scelto l'azienda per vari motivi. Fra cui quello che mi chiedevi tu è cioè adesso parlo direttamente con questa persona, però quello che mi chiedeva questa persona per in modo specifico la creazione di alcuni post. Comunque, prima di andare a questa cosa, vado nei ruoli della pagina, perché comunque le pagine. E oltre ad avere un account Instagram collegato, perciò ogni volta che viene tu carichi una foto su Instagram, puoi decidere o comunque decidere di non farlo, di pubblicare in automatico questa foto anche sul tuo profilo Facebook. E poi c'è anche, aspetta pure, la possibilità di creare una. Adesso qua non c'è perché non è qua. Comunque c'è la possibilità di creare un gruppo. Perciò eventualmente crei la pagina della tua attività in questo caso, e il gruppo delle persone che svolgono la stessa attività potrebbe essere riunito nel tuo gruppo. E niente, praticamente, dunque, ruoli della pagina, stavo dicendo, ruoli della pagina, qua ci sono le persone che gestiscono questa pagina. Adesso in questo caso ci sono solo io come amministratore, però eventualmente nel momento in cui tu vai qua, digiti un qualsiasi nome di una persona che tu vuoi mettere, aggiungere come può essere sia un editor che un amministratore. La differenza è che, cioè, ci possono essere più amministratori, però devi stare attenta perché gli amministratori possono avere la facoltà, ogni amministratore, di gestire ha il potere di diciamo eliminare anche un altro amministratore dalla pagina. O comunque anche gli editor o chi gestisce in modo minore la stessa pagina. Perciò la conseguenza quale può essere? Che tu puoi essere amministratore per un determinato periodo di tempo, poi magari dai fiducia a un'altra persona e questo ti toglie via e poi tu ciao, perché comunque come dimostri che in realtà la pagina era anche tua. E poi invece gli editor hanno delle funzionalità minori, possono comunque postare delle cose all'interno della pagina, possono comunque svolgere delle funzioni
simili a quelli dell'amministratore, ma non possono avere la facoltà di aggiungere o togliere, no, aggiungere sì, ma togliere no, adesso non mi ricordo. Comunque hanno funzionalità minori. E niente, poi dopo qua nulla. Quello che mi chiedevi tu, allora, innanzitutto la differenza, questo è il mio profilo, e la differenza cos'è? È che quando tu clicchi qua hai comunque, cioè su questo quadratino, hai tutti le pagine che hai creato. Comunque noi siamo già all'interno della pagina, lì andiamo per la creazione di un post, quello che parlavamo stamattina, sempre rivolto a quest'altra persona. Cosa succede? Qua, siccome io l'ho impostata come azienda, adesso poi non so se è solo per questo motivo o se ce l'hanno nello specifico anche gli altri modelli, però comunque ho ricevi messaggi. Questo ricevi messaggi ha la facoltà di inserire, cioè adesso qua si può modificare, cambiare la foto, viene di default quello che io ho come impostazione della pagina. Però, scusa, però comunque una volta creato il post, questo tasto ti dà la... Adesso aspetta che c'è un po' di troppa luce. Questo tasto ti dà la possibilità di... E cliccare sul post per far sì che ti invino il messaggio in automatico, cioè le persone che arrivano e giungono nella tua pagina, diciamo, se sono interessate a questo post, da qua riescono a mandarti direttamente il messaggio senza andare su invia messaggio, che di solito si trova qua. Invece, quell'altra cosa che questa persona mi chiedeva era questo: tu vai in Crea. Che sempre non so se è una questione che ho all'interno dell'impostazione perché ho cambiato il modello o se c'è di default. Questo sinceramente non te lo so dire. Crea, ci sono varie possibilità: crea pagina, inserzione, gruppo, come ti dicevo, evento, perché tutte le volte che c'è un evento puoi eventualmente inserire la data di questo evento proprio per far conoscere e pubblicizzare questa cosa, e quello che mi chiedevi tu, a tu annuncio di scusami inglese, ok, mi sono fermata perché non, e qua ci sono marketplace, ok, e c'è comunque cosa vendi. Allora io aggiungo foto. Adesso mi metto il girasole, una cavolata, c'è una cosa semplice semplice. Facciamo che il girasole, metto che vendo il girasole e lo vendo a 1 euro. Categoria, selezioniamo una categoria e arte. Avanti. Allora, qua praticamente ci sono, ti danno anche i gruppi a cui tu sei iscritta. Che probabilmente li posti, mi viene da pensare, direttamente nel gruppo di riferimento. Adesso noi lasciamo questo, che lo sto provando adesso, sinceramente, perché non l'ho mai fatto. E niente, questo è il... No, non è vero. Praticamente questo l'avevo già fatto, però l'avevo fatto in un modo diverso. Ok, ci sono più modi per fare questa cosa, però questo qua gestisci. Però
Però non è quello che mi chiedeva questa persona. Cioè, nel senso, se io lo condivido, invia come messaggio. Allora, un attimo solo. Niente, ho la connessione che non collabora. Mi dispiace, è finito qua il tutto. Ciao.